benvenuti in questo nuovo video. Oggi video super chiacchiericcio perché è un tipo di video che io personalmente adoro. Mi piace mentre faccio le mie cose mettere lì il video e ascoltare e mi tiene tanta compagnia, quindi spero di fare lo stesso io con voi in questo video. L'altro giorno ho postato questa story dove vi mettevo il box per le domande e ne ho ricevute tantissime. Quindi adesso incomincio a rispondere. Allora, una curiosità: quale sarà la prima cosa che farai dopo la quarantena? Allora, la prima cosa che faremo sarà quella di tornare a Milano perché dobbiamo organizzare il trasloco, che ancora non sappiamo dove faremo, se nella casa nuova o se dentro un box. Però ci sono tre cose che assolutamente voglio mangiare appena sarà finita questa quarantena quassù, ed è in primis la pizza. Ragazzi, sono 2 mesi che non riesco a mangiare la pizza perché non fanno delivery quassù e non ho un forno per provare a farla. Ho provato a farla in padella, disastro, tanto che ho detto no, non ci provo più nemmeno, quindi pizza. Seconda cosa, a Milano andrò da Grezzo Raw Chocolate perché ho proprio voglia di una delle loro torte, in particolare la torta emblema, che è una torta con ripieno di cioccolata nocciola. E la terza cosa è fare il mio banana bread. Sono 2 mesi che mi taggate nel banana bread. Caratterialmente parlando, quali sono i punti dove non ti senti ancora arrivata? Allora, tanti, perché non mi sento assolutamente arrivata in nulla. Però devo dire che una cosa che a me non piace del mio carattere o della mia personalità è che vivo costantemente nell'ansia, nell'angoscia. Cioè, sento sempre di aver bisogno di dover fare qualcosa, non riesco a rilassarmi. Siamo in quarantena, non ho da andare da nessuna parte, non ho da fare nulla. Devo lavorare, ok, però comunque sono a computer, ma io ho l'ansia. Mi sveglio comunque alle 6 per fare cosa non si sa, quindi sono anche poi stanca, la stanchezza mi dà l'angoscia, quindi non riesco veramente a mai staccare la testa. Penso che in questo periodo sia anche perché io sono una libera professionista, mi mantengo da sola, quindi il mio stipendio è molto variabile, questo periodo molto variabile, e quindi penso che la mia ansia e angoscia derivi anche da quello. Quindi mi metto delle pressioni addosso, a volte anche inutili, cioè io sto seguendo la stessa routine rispetto a quando magari lavoravo molto di più e avevo molto di più da fare, e infatti io magari mi metto lì alle 6, mi metto davanti al computer ma non ho niente da fare, e quindi sto lì e mi faccio prendere da preoccupazioni, ansie, angosce. Penso che sia un po' normale in questo periodo, però non riesco mai a staccare completamente la testa e ho sempre qualcosa che qui macina e che qui frulla. L'unico momento in cui riesco veramente a staccare la testa è il momento in cui vado in vacanza, sono al mare e decido che sono in vacanza, cioè sono in vacanza, sia questa settimana zero stress, zero pensieri, zero. Vivo costantemente nell'ansia, quindi essenzialmente sì, che bello. Curiosità, io odio il tè freddo, cioè per me la bevanda deve essere bollente e calda, quindi ora non la bevo più. Poi, come curi i capelli quando li lavi? Se fai ogni giorno sport, li lavi ogni giorno? Allora, non li lavo ogni giorno e non li lavavo ogni giorno nemmeno quando li avevo lunghi. Anzi, quando li avevo lunghi mi si sporcavano molto di meno. Come gestisco la situazione capelli? Allora, li lavo quando vedo che proprio stanno per camminare da soli, slash dipendentemente da che impegni ho il giorno dopo quel giorno. Cioè, se è ovvio che se il giorno ho un evento, devo andare da qualche parte, devo incontrare persone, cerco di avere i capelli puliti. Però se devo stare a casa, come ad esempio in questo periodo, li cerco di lavare il meno possibile. Detto questo, comunque io li lavo ormai da 3 anni con shampoo e balsamo bio. Io non sono una di quelle persone che vi dirà: ah no, ma il bio vi cambierà la vita. Ma lo notate subito nel momento in cui vi strofinate la testa. Quando utilizzate prodotti commerciali,
quando si va a stendere lo shampoo si crea tipo una patina, cioè il capello è già liscio mentre siete bagnate sotto la doccia. Invece, utilizzando prodotti bio, notate subito la differenza perché non fanno schiuma e il capello è ruvido, cioè non capite se state pulendo o no. E infatti io i primi giorni ero lì che, oh raga, ma qui non fa schiuma, non fa nulla. E infatti non ho sprecato tantissimo sin dall'inizio, però poi ho capito che ne basta avere una gocciolina e va a pulire il capello senza creare questa patina. Non vi so dire se è grazie allo shampoo balsamo bio, che tra parentesi compro il DM di nessuna marca in particolare. Ho utilizzato per tantissimo tempo quelli della Lidl, però poi non li ho più trovati, quindi vado al DM e prendo quelli che ci sono. Però ormai sono 3 anni, i capelli sono belli, sono sani, non ho doppie punte, li vedo sempre bene e quindi penso che sia grazie a questi, perché altro non faccio. Non sono molto attenta alla cura dei capelli, della pelle, lascio un po' tutto così, quello che è. E infatti ci sono anche tante domande sulla pelle. Molti mi hanno chiesto: ma non hai avuto problemi di acne, pelle, eccetera? Allora, no, io ho avuto e ho soltanto dei punti, non so se si vede con questa fotocamera. Comunque io ho sempre avuto sotto pelle dei punti bianchi e mi ricordo che mia mamma, prima di andare a letto, veniva lì e lei è una patita di stringere i punti neri, i punti bianchi, insomma, anch'io, ragazzi, cioè io inseguo Jimmy per cercare di stringere i punti neri. Comunque, da piccola ho sempre avuto questi puntini bianchi e li ho avuti sia sul viso che qua sulle braccia. Nel tempo sulle braccia mi sono andati via, mentre qui sul viso qualcosa mi è rimasto. Personalmente non ho mai sofferto di acne, ogni tanto mi escono dei brufoli, soprattutto nel cambio stagione. Quando cambia la temperatura, c'è il cambio stagione, brufolo mi esce. Solitamente qui, ecco, infatti vedete, sono usciti, visto che adesso c'è stato un po' di cambio stagione. Qui, oppure sul naso, sul mento. Però in realtà dipende, perché molto spesso sono io che vado a grattarli, li rovino e mi esplodono in faccia. Recentemente la pelle mi è molto migliorata e penso che sia per l'alimentazione. Quando non mangiavo adeguatamente per il mio corpo avevo una pelle molto secca, grigia, avevo una pelle grigia, ragazzi, cioè non avete idea, e era proprio sottilissima. Invece adesso la vedo molto rimpolpata, colorata. Prima veramente facevo fatica ad abbronzarmi, invece adesso mi abbronzo in 02. E penso che sia tutto merito dell'alimentazione, perché adesso ho un'alimentazione completa, adeguata per il mio corpo, eccetera. L'unica cosa che non mi piace tantissimo nella mia pelle sono le numerosissime rughe d'espressione, che ho tantissime qua sulla fronte e purtroppo me le porterò avanti per la vita e sarò una donna molto rugosa, perché io queste non so che cosa farci, e le rughe qua. Qua proprio ho avuto un momento, mi ricordo a dicembre, che ogni volta mi guardavo qui e mi vedevo queste rughe qua e tremendo, anche perché mia mamma ha avuto tipo qua le ha un po' calato il viso, così, quindi adesso c'ho un po' l'ansia. Però vabbè, vedremo, non so che cosa fare, farò delle maschere, però vi ripeto che io sulla skincare devo ancora molto lavorarci, impegnarmici, perché è una cosa che sbaglio, perché sto molto attenta alla cura del corpo e del benessere, quindi l'allenamento, la parte mentale, eccetera, però poi mi perdo in queste cose, nella cura dei capelli, nella cura della pelle. Ecco. Tutte le coppie in quarantena insieme litigano. Voi come siete messi? Sinceramente non abbiamo litigato nemmeno una volta. Una volta c'è stata una discussione sul fatto che Jimmy aveva deciso che non sarebbe andato a fare la spesa fino al lunedì. E io il giovedì prima gli ho detto: sì, ma se noi finiamo la verdura il sabato, tu la domenica vai. Non rimango senza verdura soltanto perché tu hai fatto il fioretto di dover andare lunedì. Non cambia nulla, un giorno prima, un giorno dopo. E però lui aveva deciso che doveva andare lunedì, ma soprattutto Jimmy ogni tanto, essendo toscano,
ha dei modi di esprimersi che possono essere fraintesi. Quindi mi ha dato molto fastidio il modo in cui l'ha detto, piuttosto che il contenuto della discussione. Quindi c'è stato un attimo lì di battibecco, ma oltre all'episodio del litigio per la frutta e la verdura, non abbiamo veramente mai litigato. Penso che sia anche perché comunque sì, siamo ovviamente in quarantena insieme, ma facciamo cose totalmente diverse. Siamo insieme, ma riusciamo, nonostante tutto, a mantenerci un po' separati, così da non stare veramente 24 ore su 24 uno accanto all'altro a parlare l'uno con l'altro. E boh, forse questo ha aiutato, però non abbiamo praticamente mai litigato. E quindi la prossima domanda: quando vi sposerete te, Jimmy? Allora, innanzitutto, quando me lo chiede, se mai me lo chiederà, però no, scherzo. Allora, prima di tutto Jimmy si sta ancora laureando, io sono nel mondo del lavoro da 2 anni ormai, ma lui deve ancora totalmente iniziare, quindi è giusto che lui si prenda il suo tempo, che si faccia le sue esperienze, che non abbia legami. Cioè, ok, lui adesso appena si laureerà si trasferirà completamente a Milano, mentre in questo anno ha sempre fatto un pochino su e giù. Invece praticamente da giugno-luglio sarà stabile a Milano, troverà lavoro a Milano, eccetera. Però penso che sia giusto, soprattutto questi primi tempi, che lui abbia anche un po' la possibilità di decidere di fare le proprie esperienze. Cioè, se gli viene l'opportunità di prendere un lavoro all'estero, è giusto che lui abbia la libertà di dire sì, vengo. È ovvio che ora siamo fidanzati, eccetera, e quindi comunque c'è un minimo di legame, però il legame che poi si crea con un matrimonio e dei figli è diverso, e secondo me nel momento in cui ti sposi e dei figli ci vuole stabilità, quindi entrambe le persone devono essere sicure di voler stare in un determinato posto, almeno per un determinato periodo, e iniziare a costruire lì una vita insieme. Dico iniziare e per un determinato periodo perché sono una persona che non vuole stabilità. Cioè, io non ho avuto stabilità per anni. Da quando sono nata, ogni 3 anni ho cambiato città, ho cambiato casa, ho cambiato vita. E per quanto questo mi abbia destabilizzata nella mia vita, è una cosa che mi appartiene. Cioè, io sono così e adesso cambiare casa mi rende felice. Cioè, io sono felice di cambiare casa perché cambio ambiente, perché cambio giro, perché cambio zona. E è come un po' cambiare città. Non del tutto. Anche perché io comunque voglio continuare a vivere a Milano ancora per un po', però sono sicura che arriverà il giorno in cui vorrò cambiare nuovamente, magari andare all'estero, e voglio con la mia famiglia essere in grado di farlo. Quindi è complicato, è complicato, però io ho fatto tante esperienze nella mia vita e vorrei che anche Jimmy le facesse prima di doversi impegnare troppo. Però Jimmy, tranquillo che sei impegnato. Concludo questa parte dedicata a Jimmy con la domanda: da quanto tempo sei fidanzata con Jimmy? Il prossimo mese facciamo 7 anni. È lunga, eh? Bella questa. Sei soddisfatta delle tue amicizie? Ragazzi, io alla veneranda età di 26 anni posso finalmente dire sì. Ho poche amiche, veramente poche. Ho un migliore amico. Però quelle amicizie che ho sono veramente buone. Ho impiegato anni, cioè sono stata da sola, veramente da sola, per 25 anni. Le amicizie che mi sono create in quest'ultimo anno, soprattutto da quando sono a Milano, sono le amicizie più vere che io abbia mai avuto. Non sono amicizie di lunghissima data, però sono persone con le quali io posso essere me stessa, posso dire e fare tutto ciò che penso e non mi sento mai in difetto, non mi sento mai giudicata e sono veramente felice delle amicizie che mi sono creata. Ho sempre avuto difficoltà perché innanzitutto il fatto di cambiare città, cambiare posto ogni 3 anni non era assolutamente favorevole alla creazione di amicizie, in quanto sono arrivata agli ultimi spostamenti a arrivare in un posto
conoscere gente e dentro di me pensare, tanto fra 3 anni me ne vado via. Perché dedicare tempo? Perché sforzarmi? Perché impegnarmi? Poi soprattutto agli inizi, insomma anni fa, i social non erano così sviluppati e quindi nel momento in cui lasciavo la città, chi si è visto, cioè non c'erano mezzi e metodi per rimanere in contatto e poi sinceramente non ne avevo voglia, perché se io lasciavo una città, lasciavo anche tutto quello che era il contorno, cambiavo totalmente vita e quindi non avevo più nulla da spartire forse con quelle persone. E lo so, posso sembrare veramente cattiva a dire questo, però è come l'ho vissuto. L'ho vissuto così fino agli ultimi anni, dove vuoi che finalmente sono maturata un po' e vuoi anche il fatto che ci sono state le condizioni per mantenere delle amicizie, e le ultime amicizie che mi sono creata me le sono anche ben tenute strette. Ho 2 grandi amiche a Padova che sento praticamente ogni giorno e poi ho delle grandi amiche a Milano. Ho la mia grandissima amica, davvero, me l'avete anche chiesto perché non ci parli più di Veronica, perché Veronica sta a Piacenza, la vedo raramente, sto periodo poi no, però sono veramente felice perché questa probabilmente è l'amicizia più di lunga data che io posso ricordare, perché io, è vero, da quel primo giorno in Cattolica a Piacenza non ci siamo mai più lasciate. Continuiamo a sentirci, ci sentiamo ogni giorno, siamo amiche e è una delle amicizie veramente a cui tengo di più e una delle amicizie anche più vere, cioè io con la Vero posso veramente dirle qualunque cosa e lei saprà sempre rispondermi alla grande. Poi, come vi dicevo, ho il mio migliore amico, che è anche il mio fotografo, Andrea, a Padova. Queste per me sono le amicizie più vere. Io quando do l'amicizia a una persona, do veramente tutta me stessa. Io ho cercato di circondarmi di persone con le quali riesco a trovare un rapporto equo, dove nessuno dei due dà di più o di meno. E soprattutto se ci sono dei problemi, se ci sono delle incomprensioni, eccetera, parlare. Ovviamente con le mie amiche non è sempre tutto rose e fiori, però riesco a mantenere un rapporto sano con tutte. Questa è anche una cosa che io faccio tanto con Jimmy. Cioè riesco a mantenere un rapporto sano con le persone che mi circondano, perché se io ho un problema nei tuoi confronti, io te lo dico subito, sono molto sfrontata, molto sfacciata e magari a volte anche inopportuna, però te lo vengo a dire subito, ne parliamo, ne discutiamo, se ci troviamo, bene, se non ci troviamo, male, cerchiamo di ritrovarci, altrimenti ognuno per la propria strada. E questo è sinceramente anche il motivo per cui io e Jimmy facciamo fatica a litigare, o meglio Jimmy fa fatica a litigare con me, perché io sono una persona che se stiamo discutendo, tu mi esprimi il tuo punto di vista, io ti esprimo il mio. Se riusciamo a trovare un punto d'incontro, che non per forza è un compromesso, cioè se io dico A e tu dici B, boh, basta, sono 2 opinioni diverse, non ho bisogno di convincerti a dire A e tu non devi convincere me a dire B. Abbiamo 2 punti di vista diversi sulla situazione, per me finisce lì il discorso, cioè non c'è da andare oltre. Ovvio, se c'è da trovare una soluzione, allora troviamo magari un compromesso, ma molto spesso i litigi sono scontri di idee, sono scontri di idee di persone che vogliono convincere l'altro a pensarla nello stesso modo in cui la pensa lui. Quindi io mi fermo invece prima, cioè se io e te la pensiamo diversamente, per me non c'è motivo di continuare a discutere, continueremo sempre a pensarla diversamente, accettiamo il fatto di pensarla diversamente. Non lo so, cioè per me questa è il massimo della discussione che io posso avere con Jimmy. Per questo lui, che invece è uno molto che si infervora eccetera, lui un pochino la soffre perché vorrebbe discutere di più. Per me la discussione finisce nel momento in cui entrambi abbiamo esposto i nostri pareri e basta. Per com'è difficile litigare, sappiatelo. Comunque, direi che ho parlato molto a lungo, quindi io concluderei qui questo video. Se il video vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia, qualunque cosa, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, è molto apprezzato. Noi ci vediamo nel prossimo video,